Allora, amici di TV, questa sera qui è Glamour di Aulla, Paul Baccaglini direttamente dalle Show. Ciao Paul, come stai? Ma adesso che sono vicino a una BF come te, benissimo, davvero emozionato. Sì. Grazie, molto gentile. Senti, io voglio iniziare questa piccola intervista facendoti un po' conoscere agli amici di In TV. Allora, tu prima di iniziare alle Iene Show, prima di essere chiamata alle Iene Show, che cosa facevi? Guarda, io ho iniziato con un bravissimo produttore, mezzo matto, Claudio Cecchetto, che mi portò a fare un programma su Rai 2, tale CD Live. Tra l'altro saluto anche le ballerine di CD Live con cui ho avuto piacere di socializzare nei momenti di pausa, e poi ho avuto una virata verso la radio. Ho fatto 3 anni a RTL 102.5, che è un'esperienza davvero molto 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 importante, ti dà una formazione molto diversa dalla televisione e la radio, però molto divertente. E poi, come hai detto bene tu, ho avuto la chiamata dall'alto, dal buon Davide Parentisi, che lui praticamente, succede così, avete presente gli avvistamenti degli alieni? Si apre un fascio di luce e ti preleva nella navicella. Ecco, dall'antennone a Cologno Monzese a Mediaset parte la luce, ti prelevano e finisce alle Iene, è così facile. Senti, che servizi fai assolutamente tu alle Iene? Ma guarda, ho raggiunto una discreta notorietà per questi servizi dove sono andato davanti a Montecitorio facendo il giovane e dicevo sulle mani ai politici, e devo dire che tante persone si sono identificate nell'idiozia di una persona priva di cervello, fondamentalmente. Senti, tu sei giovanissimo, comunque è il sogno di tanti ragazzi, penso, oggi poter arrivare a fare quello che stai facendo tu, perché penso che comunque tu fai una cosa che piace, un mestiere, io parlo anche per me, il nostro, che piace, perché facciamo una cosa, ci divertiamo. Allora, un consiglio comunque ai tanti giovani e tanti ragazzi che vogliono un po' intraprendere un po' quello che fai te. Allora, guarda, intanto hai detto bene tu, è un mestiere. Purtroppo i reality show fanno pensare che fare televisione significa schioccare le dita e diventare famosi. In realtà, al giorno d'oggi si può diventare famosi in pochissimo tempo. Il problema è che poi bisogna avere una certa credibilità per non finire rimangiati nel grande mestolone. Quindi un consiglio che mi sento di dare è di affrontarlo proprio come se fosse un mestiere, quindi preparandovi, studiando, ma soprattutto, secondo me, una caratteristica importante è essere curiosi, cioè aver voglia di scoprire, di fare domande. Per esempio, tu sei molto brava, sei molto curiosa, hai voglia di capire le cose. Ecco, questo secondo me è la chiave, una delle chiavi del successo. E poi ci vuole naturalmente un sacco di culo, come sempre nella vita. Tanta fortuna. Senti, parliamo un po' di te. Tu hai un sacco di tatuaggi, io so che tu sei un appassionato di tatuaggi, tra l'altro come me. Quanti tatuaggi hai? Allora, guarda, ufficialmente ho perso il conto, credo di averne più di 40 e meno di 60, che poi in realtà è un po' un work in progress, nel senso sto finendo la schiena, sto finendo la gamba, insomma, finché il Signore mi ha dato pelle da ricoprire io cercherò di... Esatto. Ma tu sei uno di quelli che fai tatuaggi così tanto per fare, oppure ogni tuo tatuaggio ha un significato? Allora, guarda, per quanto abbia delle cose anche stupide tatuate addosso, ogni tatuaggio ha un significato. Il problema è che non sempre sono significati legati a persone che non ci sono più, a fidanzate. A volte anche magari una vacanza divertente fatta con degli amici. Giusto per ricordare. Esatto. Magari ti fai una stellina, quella stellina, voglio dire, non vuole dire, però ti ricordi una bella emozione, che queste servono. Penso che è così. Allora, senti, stasera quel Glamour ti vedremo tra un pochino in console, quindi mi raccomando, vuoi fare un saluto agli amici che ci guardano? Certo, è In TV, giusto? Amici di In TV, da Paul Baccaglini, il giovane delle Iene, non posso che augurarvi di mettervi comodi, guardare questo bel programma, perché beh, ci sono tanti motivi, soprattutto c'è lei che, voglio dire, anche se non parlasse, renderebbe interessante questo momento. Quindi state lì incollati, bevete mojito, e se siete ubriachi vi consiglio di guardare questo programma, che è molto più bello. Quindi, esatto, come ci hanno appena detto, le Iene portano bene poi, quindi... Oh, vero, vuoi diventare Iena? Perché no? Perché, scusa, adesso io posso fare un appello, prendo il microfono. Allora, amici, nel 2009 è un anno importante, perché l'America
ha avuto il suo primo presidente di colore, Barack Obama. Forza, fratello. Io direi che nel 2009 non resta che avere una iena di colore. Bene. Posso avere anch'io la chiamata dal signore? Chiamami. Davide Parenti. Chiamiamo questa bella ragazza. Dai, tu sei una iena perfetta. Bellissimo, chiamami. Ti aspetto, chiama. Ciao amici, vi voglio bene, grazie, è un piacere. Mua, grazie tesoro. Grazie a te.